Bene, adesso andiamo a caricare la nostra traccia MIDI. Andiamo sempre su quest'area, tasto destro, aggiungi traccia MIDI. Bene, qua ci chiede quante tracce vogliamo aggiungere, noi scegliamo una in questo momento. Benissimo. Molti mi chiedono, ma perché esistono le tracce instrument e tracce MIDI? Non potrebbero essere tutte instrument? Le tracce instrument sono più comode, ma dipende dai punti di vista, perché sono due cose che si somigliano sicuramente, ma sono fondamentalmente diverse, nel senso che secondo me la traccia MIDI è molto più potente della traccia instrument. La traccia instrument è un insieme di un VST, quindi un virtual instrument, un canale instrument e una traccia MIDI. Mentre la traccia MIDI vorrei che tu la immaginassi come un cavo, quindi un cavo che ti permette di collegarti a un VST instrument. Per esempio andiamo su periferiche, VST instrument. Come vedi, questo assomiglia a tutto l'aspetto di essere un rack. Quindi noi andiamo a caricarci, che so, un simple tank. Qua ci chiede: volete creare una traccia MIDI e assegnarla al plugin? No, perché la segneremo da questa, l'abbiamo già fatta la nostra traccia instrument, e andiamo appunto ad assegnarla. Come vedi, traccia MIDI si è connessa attraverso un cavo immaginario fino al rack. Quindi noi in questo momento stiamo pilotando la traccia 1 di questo VST instrument. Se noi andiamo qua, tasto destro, aggiungi traccia MIDI, vedi, traccia numero 2, quindi mi assegnerà questo secondo canale, e così via fino a 16 canali. La bellezza appunto sta in questo, che io posso caricare 16 tracce MIDI e suonare 16 strumenti diversi usando un solo plugin, mentre se io usassi solo tracce instrument dovrei usare 16 VST, quindi 16 istanze, e sprecherei molte più risorse. Se poi tu la traccia MIDI la intendi appunto come un cavo, cosa puoi fare anche? Puoi collegarla a una tastiera esterna. Se tu nel caso avessi una tastiera che ha dei suoni, grazie alla traccia MIDI puoi suonare la tua tastiera o far riprodurre un brano MIDI alla tua tastiera. Qui avrai la dicitura della tua scheda esterna, perché sarà collegata così: MIDI out della tastiera, MIDI in della tua scheda esterna. Quindi sceglierai la tua scheda esterna in questo pannello, nell'input. Quindi registrerai col rack, eccetera, registrerai la tua parte MIDI suonandola. Nel momento in cui l'andrai a riprodurre, tu qua dovrai scegliere sempre la tua scheda esterna. In questo modo tu potrai, in questo modo la traccia invierà i segnali MIDI in questo canale, che non è altro il canale che collega la tua scheda esterna, e la scheda esterna invierà tramite il MIDI out al MIDI in della tua tastiera, quindi la tua tastiera suonerà la parte che Cubase le sta mandando col MIDI. Bene, per oggi è tutto. Io ti aspetto sul forum di scuolasuono.it, dove potrai pormi delle domande riguardo ai tutorial o a dei passaggi che non ti sono ben chiari. Ti invito anche su Virtual Band Cubase Advanced, che è l'approfondimento di tutti i tutorial che hai visto e che spero vedrai. Mi resta che salutarti, darti una buona giornata, e ci vediamo su scuolasuono.it. Ciao!